Al Celeri di Lovere i ragazzi nelle ultime settimane sono stati coinvolti in un progetto che ha visto la realizzazione di tre opere molto significative. Esatto, noi siamo tutti unanimi, la società civile e il mondo politico, nel dire che sarà dalla scuola la rinascita, un nuovo umanesimo culturale che avrà sicuramente anche una ricaduta economica e su un benessere complessivo. Quindi la scuola come centro di cultura, come lavorazione al sapere, abbiamo impegnato i nostri studenti non solo nelle ultime settimane, diciamo nell'ultimo anno, per rispondere anche alla drammaticità di questa emergenza Covid e uscire propositivamente con dei discorsi ideologici e culturali molto simbolici. E quindi abbiamo realizzato tre opere che in un certo senso si legano. Il primo in assoluto è La libertà che guida il popolo, una reimpostazione del quadro famoso della Rivoluzione francese. Abbiamo tolto le armi a questo quadro, abbiamo messo la bandiera della pace, abbiamo giocato con un arcobaleno di colori, quasi a simboleggiare che la cultura, con i suoi colori, con la sua luce, si diffonde sulle nuove generazioni, sui popoli. La seconda opera che è in un'aula, la scuola di Atene, in combinazione con Monreal, e quindi lì viene la nostra visione pedagogica, una paideia del terzo millennio, e raccomanda ai giovani questa visione dove psicologi, filosofi, tutto il mondo della cultura accademica si trova lì in un salotto a discutere, ad approfondire, a ragionare. E infine abbiamo l'altra opera che poi vediamo nel dettaglio ed è qui alle mie spalle, che viene rappresentata come la cultura trafitta dal Covid, con un linguaggio che vuole essere necessariamente veritiero, il dramma, e si vede dalla guerriera. La cultura è sempre donna. Donna perché è la donna portatrice di vite, perché è la donna che porta avanti la cultura, che quando viene colpita nelle dimensioni, negli affetti, nelle emozioni più profonde, i propri cari, i propri figli, reagisce. E l'abbiamo dipinta come una Amazzone, rappresentata come una Amazzone della cultura. Naturalmente le armi hanno un lavoro simbolico in questo affresco, è un affresco di dimensioni gigantesche, credo che nelle nostre zone non ci sia un'opera di 6 metri così alta, realizzata con tutta la collaborazione dei ragazzi che ho voluto necessariamente coinvolgere, usando il loro linguaggio e soprattutto questa idea della cultura trafitta dal Covid, ma non sconfitta. È una cultura armata. L'arma della parola, della riflessione, della filosofia, simbolicamente è stata rappresentata con una spada e un pugnale, perché la reazione dei sentimenti più grandi richiedono fermezza rispetto a quello che è la proposizione e la visione di un mondo migliore. Quindi, con la stessa violenza del Covid, che non è stato certamente gentile con le popolazioni, si risponde con le armi della scienza, della cultura, che ho voluto rappresentare per essere più vicino ai miei giovani con un linguaggio forte. Si è cercato anche un po' di provocare. La provocazione, se mi serve per far muovere la gente dal qualunquismo, da quello che è il gregge, ed è lo scopo della scuola, di creare esseri ragionevoli, ragionanti, con la loro testa, uscire dallo stereotipo, della massificazione e dai luoghi comuni. Quindi questa provocazione, separo il termine apposta, ha come obiettivo di far ragionare le persone e di lasciare un segno di questo terribile periodo dominato dal Covid. E come hanno risposto i ragazzi? I giovani, il progetto è nato per loro e con loro, nasceva anche da un'esigenza didattica di insegnare loro come portare su una parete un progetto, un'opera d'arte. Quindi è stata un'occasione per avviarli alla sicurezza, un progetto di alternanza scuola-lavoro, insegnare loro come si gestiscono e si passa dal dire al fare un'opera maestosa di 6 metri. È stata proprio una collaborazione. L'input parte dal docente, artista, dal gruppo, dal dipartimento, che inserito nel progetto di una scuola che vorrei, una scuola allettante, invogliante, una scuola in cui i giovani non solo vengono perché sono obbligati, ma ci stiano perché è bella da vedere, è loro, arricchita dalle loro opere d'arte, e quindi da lì sono i migliori come quelli che si sono
appassionati maggiormente e sono stati quelli che sentivano quest'opera più vicino a loro, quindi meno dipendente dal compito, dallo studio, e poi è stata assorbita da tutti, ripeto, questa piccola realtà di provincia che è il liceo Decio Celeri, è come un fiore dove i petali sono i vari indirizzi che abbiamo. Avendo la fortuna di avere l'indirizzo artistico, ho potuto sfruttare le abilità che vengono insegnate in questo indirizzo, unito a quello del classico, quindi la parola, il dono della filosofia, unito anche allo sportivo e allo scientifico, quindi l'elemento razionale, si arriva, come dire, a una completezza di un ragionamento necessario da fare, soprattutto nell'epoca contemporanea. Alle mie spalle c'è un'aula, in quest'anno è stata sistemata la prima classico di 30 studenti, all'interno della quale abbiamo cominciato a sperimentare l'idea dei salotti di apprendimento, mettendo poi questa grande opera, maestosa opera, la Scuola di Atene, mista a Montreal con la tecnica di Montreal, per dare la possibilità di non fare solo una copia, se no facevo un poster, ma di far capire a quei ragazzi, sempre dell'artistico, la difficoltà di progettare, elaborare e realizzare un'opera grande. Questo mi rafforza nella convinzione pedagogica che le opere, i lavori, quando sono realizzati dai ragazzi, le sentono più loro. Un lavoro che è durato un paio d'anni. Io adesso non voglio semplificare né rendere più difficile, ma la progettazione, l'elaborazione del disegno, la sistemazione al computer, la riproduzione su foglio, la riproduzione sui pezzi di compensato, la sistemazione sulla parete, che sia in sicurezza, che venga fatto, ha richiesto tutto un grande lavoro che alla fine porta a questa che otticamente è anche una visione, è un capolavoro, per me è un capolavoro. Ma il capolavoro migliore è quello che sottende proprio questa idea di Scuola di Atene, la paideia del terzo millennio, dove l'uomo oggi come allora filosofeggia, ragiona sulle ragioni essenziali della vita e del genere umano. La scuola che vorrei è un programma che era nato 9 anni fa, sentendo e ascoltando molto i ragazzi che si trovano a vivere in ambienti, i migliori anni della loro vita, in ambienti spesso asettici, freddi. Questa idea di rendere delle scuole dei veri e propri musei vicini a loro, realizzati da loro, mi ha permesso da un lato di avere degli ambienti piacevoli, confortevoli, e dall'altro di anticipare quello che è l'evoluzione dei tempi. Questo edificio è nato proprio come palazzo scolastico nel 1933, quindi è già nato con una propria configurazione. All'entrata abbiamo anche il sacrario, ne avevo già parlato, quindi il progettista aveva già un'idea ben precisa dei valori, e oggigiorno, a 100 anni dalla costruzione di questo palazzo scolastico, ci troviamo l'incarico di renderlo più attuale, più vicino ai giovani. Le aule sono tutte di colori diversi, ogni parete, questo per lo studio dei colori che agevola l'apprendimento, rilassa un attimino anche i ragazzi. Quest'aula è stata particolarmente ampia perché è stata ricavata dalla demolizione di una parete per avere spazi ampi, non solo per l'emergenza, ma perché spero che anche in futuro si possa dare lo spazio necessario alla crescita armonica ed integrale dei nostri studenti. Su questo aspetto, armonico ed integrale, avere degli spazi piacevoli, igienicamente a posto e sicuri, sicuri non solo per il Covid, ricordo che bisogna avere sempre presenza anche la sicurezza generale, perché già l'apertura sul mondo del lavoro ha visto parecchi incidenti e i miei giovani che escono dal liceo vorrei che fossero particolarmente attenti anche alla sicurezza dei lavoratori. Quindi realizzare opere di queste dimensioni presuppongono anche una serie di accorgimenti della sicurezza, il travatello, il ponteggio, il caschetto, come si realizzano il martello, i chiodi, strumenti anche, quindi sempre sotto la supervisione dei loro docenti e del personale scolastico, abbiamo potuto realizzare una scuola loro. Praticamente in quest'anno, approfittando di questa tragedia, abbiamo sviluppato al meglio tutte le nostre potenzialità. E arriviamo alla terza grande opera, da poco conclusa. Anche questo tema è stato rivisto dagli studenti. È vero, noi 2 anni di lavoro
anche di più, e la fase di progettazione ha richiesto uno studio dalla filosofia alla storia dell'arte. Siamo partiti dal quadro famosissimo La libertà che guida il popolo, proprio per fare un messaggio di pace, di cultura, di invito allo studio. Infatti alle mie spalle vedete come questa pioggia, questa tempesta di colori, un arcobaleno di colori, sovrasta quello che è la cultura delle armi, della guerra. Quindi La libertà che guida il popolo, con la sua femminilità, perché anche qui la cultura è femmina, la vita è femmina, porta la bandiera della pace. La bandiera della pace del mondo come arriva? Arriva con la cultura. Infatti i personaggi nell'originale sono armati, qui sono tolte tutte le armi, ma sono messi strumenti della cultura. Alla fine superati dal colore, da questa pioggia di colori che irradia e rende felice anche chi guarda quest'opera d'arte. È stata realizzata durante il laboratorio d'arte pomeridiano in CAR, consolidamento, approfondimento, recupero, da un gruppo di docenti, alcuni anche in pensione, mentre gli altri studenti realizzarono i loro lavori. E questo ha avuto un elemento imitativo, perché i docenti, gli studenti hanno visto come si può lavorare insieme. Si è partiti dalla quadrettatura, si è riportato l'originale e ogni giorno uno aggiungeva qualcosa, si toglieva qualcosa. Alla fine il maestro, naturalmente un artista, il nostro professore, Strangio Giuseppe, ci ha condotto e ha messo, diciamo, l'ultima pennellata, come avveniva negli studi magici dell'età migliore della storia italiana. Penso a Michelangelo, Raffaello, Leonardo, dove in quelle scuole bottega si faceva di tutto. Poi il Covid anche lì ha interrotto questa possibilità di lavorare in presenza, si è riaperto adesso e siamo riusciti a completare questa opera, che simbolicamente vuol dare un messaggio. Anche lì studiate, perché è solo la cultura che supererà i conflitti, supererà le armi, supererà il desiderio innato nell'uomo di uccidere il fratello. Invece questo messaggio di colore, di vita e di speranza è una realtà che deve diventare sulle spalle dei miei studenti sempre più concreta.